Ciao, eccoci con un nuovo video tag, si chiama Cartoon Tag, mi sono segnata, allora è stato ideato da Ragazza Rossetto, giù nell'info box vi metterò il link, è una ragazza che io non conosco ma ho visto che girava questo tag, è giusto dire da chi è stato creato, e sono allora 12 domande più l'ultima, tagga qualcuno, iniziamo. Allora, ho qui la lista, procediamo. Prima domanda, quali erano i tuoi tre cartoni animati preferiti? Allora, ho avuto delle difficoltà a rispondere a questa domanda perché comunque io ne avevo tanti, comunque se dovessi proprio scegliere all'osso sono Gemele Hologram, adoro Johnny è quasi magia e Denver, ma voi ve lo ricordate Denver? Per tutti i fosili. Numero 2, personaggio più amato sicuramente dopo Denver è Taz, Baba Bazooka, cioè mi piacevano tutti i personaggi intelligenti, devo dire, proprio ricchi di contenuti, comunque sì, mi piaceva Taz. Numero 3, personaggio più odiato, quindi quello più odioso, sicuramente quando guardavo Kiss Me Licia, mi arrabbio, il padre di lei, stava qui, non lo sopportavo, mi dava fastidio il modo di parlare, i baffetti, non mi piaceva, era proprio un personaggio che mi stava sulle palle. Mi piaceva però il gatto Giuliano, quello sì era carino. 4. In quale ti identifichi avresti voluto somigliare e perché? Beh, sicuramente Gem di Gem e le Hologram, perché vabbè, era stupenda, sti capelli rosa. Molto attuale poi, perché comunque sono cartoni animati degli anni 90, no, forse 80. E già c'erano ragazze con i capelli rosa, ragazze bicolori, cioè con i capelli bicolori, quindi era molto attuale, vestitini fashion. Sì, sicuramente lei, ecco, perché era bella e non so, mi piaceva. Numero 5. Personaggio che ti ha fatto innamorare e perché? Sicuramente Prince Valiant, quindi il principe Valiant, era stupendo, era muscoloso, era bello, ma poi era proprio bello anche il cartone perché dava cenni storici lui. 6. La scena del cartone che non dimenticherai mai, sicuramente quando Johnny bacia Sabrina, o comunque dovrebbe essere la penultima o l'ultima puntata, troppo troppo bella, e non so, ecco, io adoravo lei, adoravo lui, la ragazza lì con i capelli corti mi stava un po' antipatica, era simpatica, però Linetta, Ietta, no. A me piaceva Sabrina. Numero 7, la scena più brutta che non dimenticherai mai. Non me la ricordo una in particolare, ma mi ricordo, posso dirvi, il cartone che diciamo mi creava più ansia e angoscia da piccola era Dolce Remy. Perché nel 90% dei casi, in ogni puntata a lui succedeva qualcosa di brutto, una sfiga, gli moriva qualcuno. Cioè, veramente io spegnevo la TV perché me lo guardavo, perché fondamentalmente mi piaceva. Però mi ricordo un'ansia e un'angoscia già da ragazzina, era una cosa assurda quel cartone. Numero 8, a che età hai smesso? Se hai smesso di guardare i cartoni e perché? Questa domanda sarà molto breve, io non ho mai smesso, io tuttora cerco magari puntate di cartoni che adesso non danno più in TV su YouTube e me le guardo, quindi quando ho tempo magari la sera prima di andare a dormire anche sul cellulare, a me piace perché mi rilassa, mi ricorda un bel periodo della mia vita. Numero 9, vorresti tornare bambino e perché? Allora, sotto certi punti di vista sì, sotto certi no. Vorrei tornare bambina per avere la spensieratezza che avevo quando ero piccola, per giocare con i miei amici, luce eccetera, insomma, perché mi divertivo, ecco, il problema che avevo era oggi dove dobbiamo giocare, con chi dobbiamo giocare, però ecco, è bello crescere, quindi forse no, ecco, mi piacerebbe avere un po' di spensieratezza e il divertirmi come mi divertivo da bambina, ma proprio tornare bambina a tutti gli effetti non credo. Numero 10, la prima cosa che faresti se potessi tornare bambino, quale sarebbe? Allora, credo come prima cosa, allora, se voglio fare la seria direi studiare di più, ed è vero, mi applicherei molto di più perché spesso e volentieri per me lo studiare una palla come per tutti i giovani di adesso e tutti i bimbi di adesso, e invece poi nel tempo mi sono resa conto che più diventi adulta e più studi e meglio è, però questa è la risposta un po' più, no? Invece se dovessi rispondere così di pancia direi sicuramente giocare, ah che bello, andrei tipo in bicicletta dentro le pozzanghere, ginocchia sbucciate, giocherei tantissimo, non lo so, comunque il divertimento mi manca di quell'età. Numero 11, canta un pezzo della sigla del tuo cartone animato preferito. Allora, io quella di Denver non me la ricordo, però mi ricordo quella di Taz, quindi ora me la canto, mi piace troppo. Zaza, Bazooka! Piace tanto, bello! Di tutto per aria, sembri una trottola che va. Sei un diavoletto della Tasmania, l'unico vero autentico Taz. Sempre affamato, mangi percetto, fai le boccacce appena puoi. Non stai mai fermo per un momento, sei più veloce anche del vento. Tazzo, tazzo, Tasmania, tazzo, tazzo, Tasmania, ballo babillo. Wow.
Ok, stendiamo un velo pietoso. Ormai io non ho più la dignità, cioè non ce l'avevo prima. Poi dopo sto video non ho più dignità. Comunque, chi se ne frega, famoci una risata. Siamo arrivati alla penultima domanda, la numero 12, che dice: un cartone che ti senti di consigliare perché sicuramente Johnny è quasi magia. L'ho ripetuto 20 volte perché comunque somigliava tipo a una specie di love story. Poi c'era la magia di mezzo. Non lo so, mi sembrava come una chiaro, un po' più diversa, però come se fosse tipo una telenovela e gli argomenti erano, cioè ogni puntata si andava un po' avanti sulla storia d'amore e ti amo, non ti amo, e quindi insomma, quello ve lo consiglio. E siamo arrivati all'ultima, la numero 13, che è tagga chi vuoi. Allora, come prima cosa taggo tutti voi, quindi sentitevi liberi, anche se non volete fare un video, di scrivermi sotto magari se avete dei cartoni che sono simili ai miei, oppure consigliatemi dei cartoni che magari io non ho mai visto, perché come dicevo prima io li guardo, quindi poi me li spulcio, la sera magari me li vado a vedere. E poi taggo Erika, Kika 73, Daniela, Daniela Catwoman, Giulia, Kina Yoshimoto, Bea, Beatrice, Beolina My Simple Life, Gabri, Beauty Things, Deborah, Lilù, Deborah e la Bets. Ok, Video terminato, io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!